Facciamo un salto nel buio. Ehi, ciao. C'è un sacco di lavoro da fare qui. Il dottor Hunt ha detto che le mie ginocchia stanno bene, ma sento che arriva brutto tempo. Certo, ho messo alla mia unità che usavo pezzi di ricambio, ma non si butta nulla. Restiamo uniti. Siamo più forti in gruppo. Ben fatto. C'è un rifugio. Non mi ferma nessuno. Ha!
Dev, smettila di divertirti. Facciamo un po' di luce sulla faccenda. Vai così, Dev! Estas brutal! Eso, estás brutal. Boom, todos muertos. Certamente. Credevo che avrei salvato tutti. Mia zia diceva che nessuno mi meritava. Ma io non la vedevo così. Se avessi potuto salvare qualcuno, l'avrei fatto. Allora? Siamo troppo sparpagliati, Bribon.
¿Cómo está mi briboncito? Restiamo uniti. Siamo più forti in gruppo. Di assaggiare. Alla vecchia maniera, mi piace. Ok, il diavolo del Jersey è quella specie di capra con le ali e la coda di serpente, giusto? È impossibile che esista. Hai mai visto quella foto famosa del gufo senza piume? Sì, è stranissimo. Sembra una specie di pollo alieno. Esatto, ma è reale. È solo che non l'avevi mai visto prima. Voglio solo mostrare alla gente cose che non ha mai visto prima. Come questi maledetti vampiri. Basta che non ci crepi, mi raccomando. Mi sento meglio. Aia! Eso! Estás brutal! Cerchiamo un attimo di smaltire l'adrenalina, ok? Cos'è stato? La radio? Ciao, non dimenticare di pensare un po' anche a te. Dev, quello che non capisco è perché sei rimasto se sapevi che si stava mettendo male. Non usare il mio vero nome, ok? Ehi, serve qualcosa? Serve qualcosa? Ho un sacco di munizioni qui. Per ora.
e mi ha preso per il culo per anni. Sono fortunati che non sono una che serba rancore. Non manca molto. Uccidine uno per me, Remy. Rivon è un ammasso di rottami. Quando eravamo piccoli, per spaventarci il nonno ci raccontava di El Cuco, un mostro che veniva di notte a rapire i bambini. I bambini più piccoli mi chiedevano sempre di proteggerli. Gli cantavo una ninna nanna e dormivano come degli angioletti. Non pensavo che potesse esistere qualcosa come El Cuco. Ma questo Peter Edison ha fatto qualcosa per trasformarsi nell'uomo ombra. Ed è probabile che c'entri con tutti questi mostri sull'isola. Se andiamo a casa sua, forse troveremo delle risposte. È ora di fare toc toc, c'è nessuno? Vediamo cosa c'è dietro quella porta. Ti aspetta una bella dose di batterie, Brivon.
qualcosa con cui giocare. Non sai fare. Alla vecchia maniera, mi piace. Cuore infranto. Fatti dare una sistemata. Molto meglio. Restiamo uniti. Siamo più forti in gruppo. Credo di aver capito cosa è successo a quelli del club di poesia. Costruite un robot che urla. Di questo passo non avrò mai tutti i video che mi servono. Come sta mio bribonsito? Eso, estás brutal. Luogo storico a ore 12.
Eso, estás brutal. ¿Cómo está mi briboncito? Santo cielo, viveva in una reggia. Vedo più di un ingresso. Tiriamo a sorte? Eso, estás brutal. Bene, Bribon. Vediamo se troviamo il laboratorio di Edison. Sei di queste parti? Questa città... Fermati subito! Cosa fa? Brutale! No! Lasciamo che si calmino le acque. Ah, cacchio, quando te lo sei fatto quel graffio? Quanto vorrei una sigaretta. Non nasconderti, non c'è via di fuga. Per offrirti a me.
Lascia continuare con... Mettila via! Cosa ho fatto? È stato brutale! Aspettavo proprio qualcuno. Dobbiamo restare vicini. Forse hai ancora una possibilità. Ma i codardi non sono ammessi, sai? La tua sofferenza! Posso dare un sogno? Pensi che non ti senta? Eso, estás brutal. L'avete sognato anche voi? Non vale la pena. Vecchia maniera, mi piace. Unita! Fatti assaggiare, sacco di sangue! Ci vuole ben altro per mettermi fuori gioco. Qui doveva esserci un laboratorio. Ma non c'è più. Un genio ossessivo come Edison avrà di certo lasciato una traccia da qualche parte.
si sta diradando. È lui a farla diradare. La mia ricerca. Stanno usando la mia ricerca. Ricordo la mia ricerca. Loro la vogliono. Se ne andranno se non li aiuterò. Posso rifiutarmi? Vieni, ci penso io. Che passa, Bribon? Restiamo uniti. Siamo più forti in gruppo. È la stanza di una bambina. Aveva una figlia. Oh. Questa storia della setta sta prendendo una piega ancora peggiore. Una casa per le bambole. Niente di più inquietante. Dentro che c'è? Le bambole non ci sono. La zia è stata la prima a prelevarmi il sangue. Non voleva che lo facessi da sola. Aveva gli aghi e conosceva le parole.
Dobbiamo restare vicini.
Siamo troppo sparpagliati, Bribon. Questa è l'ultima. Ehi là! Non ti agitare. Micrania risolta. Questo passo non avrò mai tutti i video che mi servono. Che passa, Bribon?
Come sta mi bribonsito, mi angel, mi principe? Come sta mi bribonsito? Che passa, Bribon? Affascinante. Una specie di allucinazione indotta. Un legame psichico a un'altra coscienza. Lasciami soffrire. Sì, lasciami soffrire. No. È solo un po'. Ma sospetto che abbia sbagliato. Vediamo cosa succede se li eliminiamo. Sono bizzarri, secondo le scansioni di Bribon. Amelia, è ora della farfalla. No, no, non voglio. Non voglio farlo mai più. Ma ormai sono anni che lo facciamo. Fa la brava bambina. Ma fa male! Mi fa venire sonno! Lo sai che è importante? Non vuoi stare bene? Non vuoi che anch'io stia meglio? Sì.
Era lui ad aver bisogno di cure, non lei. Non mi piace per niente. Era uno dei ricordi di Edison. Come posso liberarmi delle colpe senza perdere il sonno? Ho trovato. Li chiamerò Mangiacolpe. Fammi una diagnostica. Stai bene? Cosa cerca di dire? Non voglio che tu esca di casa oggi. Mi servi qui. Ma avevi detto che dopo la farfalla. Ma Amelia, sai come ti senti sempre il pomeriggio? Voglio vedere i miei amici. E si dimenticheranno di me. Se fai la brava, potrai vederli domani. L'hai detto anche ieri. Ai, bandito. Voleva solo uscire a giocare con i suoi amici. Come fai a costringere qualcuno a conservare i tuoi ricordi peggiori? Come posso liberarmi delle colpe senza perdere il senno? Ho trovato. Li chiamerò Mangiacolpe. Non può essere reale. Non puzza abbastanza, per cominciare. Thank you.
Dobbiamo restare vicini. Delle farfalle in cattività? Eccentrico. O un po'... O tutte e due le cose. Questa è brutale! Regalo per te. Sei stata brava questa settimana. Davvero? Ricordi quando mi hai mostrato la farfalla che ti piace? Nella serra? L'ho fatta incorniciare per te. Non è splendida? Ah! Amelia! È morta! L'hai uccisa! Perché l'hai uccisa? Cosa orribile è una bambina. Mi viene mai da pensare che certa gente non dovrebbe fare figli. Non voglio che tu esca di casa. Così questo era il laboratorio prima della trasformazione di Eric. Sento più le braccia. Ancora un po'. La farfalla non ha finito. Papà, mi si chiudono gli occhi. Resta sveglia, Amelia. Amelia? Amelia?
Che cosa dovrei fare ora? L'ha uccisa. Era un mostro ben prima di tutto questo. L'ha rinchiusa per tutto. Il ciondolo a forma di farfalla di Amelia. L'ago era qui dentro. Quello che lui ha usato per ucciderla. Può renderlo vulnerabile? Bene. Adesso capisco le immagini della farfalla. È un simbolo di quello che le ha fatto. Siamo troppo sparpagliati, Bribon. Cos'è stato? La radio? In un casino del genere la gente dovrebbe aiutarsi a vicenda. Qualcuno lo fa, come Anna e la reverenda Eva. Ricordo gli uragani nel mio paese. I vicini si aiutavano e si confortavano a vicenda. Ma tra tutti c'erano anche gli stronzi come questi fanatici, che rubavano alla gente che aveva già perso tutto. Alla radio promettono aiuto. Dicono loro di andare al cantiere navale. Ma di chi ci va, non se ne sa più nulla. È una trappola. Mortale. Non permetteremo che facciano ancora del male. Vero, Bribon? Come va? Tutto bene? Secondo te posso posticipare la data? La nostra casa, anche a costo di combattere. Una bella attenuante. Specialmente se dovremo combattere. Ricordati di guardarti le spalle. C'è un sacco di lavoro da fare qui. La Guardia Costiera ha in programma un ultimo tentativo di evacuazione. Se siete in ascolto, venite al cantiere navale Samuelson. Appena riprendete quello che gli è successo. Ma temo che tutti abbiamo perso qualcuno. Grazie per averci provato. Tutto bene? Si tira avanti.
Uccidine uno per me, Dev. Thank you.
Ciao, Dev. Ciao, Ren. Ah, ciao, Eva. Signore, aiutami. Quando sarà finita, nuovo tatuaggio, sicuro. C'è in giro un sacco di gente che ha bisogno del nostro aiuto. Torna sana e salva, Ren. Falli secchi, Ren. Emergenza dal cantiere navale Samuelson. È la vostra ultima opportunità di abbandonare l'isola in sicurezza. Siamo fortunati. Non sembra, ma lo siamo. Ci serviranno più vestiti invernali. Restate uniti. Solo per tornare l'isola in sicurezza. Sì.
Tutti i vampiri sono morti. Dio mio, è pieno di tecnologie sperimentali e non si ricorda nemmeno di allacciarsi le scarpe. Come, scusa? Le mie scarpe sono allacciate e saranno sperimentali, ma funzionano. Ti sei dimenticato degli effetti collaterali? Non ti dà fastidio? Non posso smettere proprio ora. Siamo nel bel mezzo di una situazione di vita o di morte. Quando torniamo alla base do un'occhiata a quella roba. Oh, non posso non entrarci. Che razza di follia ci siamo cacciati, Bribon? Beh, non ci resta che scendere. Che modo orribile di morire. Magari almeno ha qualcosa che possiamo usare. Povera anima. Beh, non ti servirà più. Affascinante. Vampiri nel loro habitat naturale. Procediamo con cautela. Ripeto, la guardia costiera degli Stati Uniti ha chiuso un'evacuazione d'emergenza.
fare, sacco di serai! No! Aia! Questo è stato brutale! Restiamo uniti. Siamo più forti in gruppo. Un archivio centrale, un fulcro, un cuore, cuore. Distruggi il cuore e il corpo si muore. Ma mi chiedo cos'è che alimenta il cuore. Una volta era una persona. Che modo orribile di morire. Senza questo il cuore smetterà di battere. Sembra indistruttibile. Peccato. Mi piacerebbe entrare a sgraffignare qualcosa. Davvero? Forse ora possiamo ucciderlo. Sembra che avere i suoi collegamenti abbia reso il cuore vulnerabile. Il cuore nascondeva qualcosa. È un peccato distruggerlo, ma è necessario. No. Più alto del previsto. In teoria distruggere il cuore dovrebbe destabilizzare l'intero nido. E la mia teoria è corretta. Andiamo. Abbiamo finito, andiamo!
credi che non ti senta? Uno stronzo in meno di cui preoccuparsi. Di questo passo non avrò mai tutti i video che mi servono. ¡Estás brutal! Sbagliati, Bribon. Merda! Ben fatto!
Non per nulla mi chiamavano l'implacabile. Implacabile e sdicato, ok, ma comunque implacabile. Mi piace. Di cui preoccuparsi. Eso, estás brutal. Sono finiti. Eso, estás brutal. Dobbiamo restare vicini. Estás brutal.
Ci vuole ben altro per mettermi fuori gioco. Un altro nido di vampiri. Meglio trovare il cuore. Si ricaricano, qualcosa del genere. Non deve scappare. Questo posto è una spa per vampiri. Ho una. Fai così. Non troppo il cuore a morte. Prendila. Non vedo. Ora mi sento male. Svegliare quelle cose. Non puoi! Niente! Ignoralo, Remy. Assaggiare!
Molto meglio. Cuore distrutto! Diamoci una mossa! Forse sono in grado di aprirlo e darci un'occhiata prima che crolli tutto. Sta per collassare! Raggiungiamo la porta! Il loro cuore che batte più rapidamente. Volete ancora un po', pendejos? So che sei qui da qualche parte.